Lava con cura e amore le proprie cave in Germania nel pieno rispetto ambientale per portare alla luce le pregiate argille del Westerwald. Per garantire la qualità nel tempo, la Müller le miscela con impianti dell'ultima generazione e ne controlla le caratteristiche chimico-fisiche in ogni fase della sua lavorazione. 100 box in cemento armato riparano le argille da pioggia e vento. Müller, distributore per l'Italia, Beston. La scilla de qualità. C'è un'energia infinita e naturale che fa bene all'ambiente. È l'energia che serve a costruire il loro futuro, perché è pulita e non si esaurisce. Cogenergy promuove la ricerca, progetta e costruisce impianti per produrre energia senza consumare le risorse naturali del nostro pianeta. Cogenergy lavora con passione per costruire un mondo sostenibile e guardare con fiducia verso il futuro. Vetriceramici investe nel fotovoltaico e risparmia energia. L'azienda di Casola Valsenio, da sempre attenta all'ambiente, ha realizzato due nuovi impianti fotovoltaici. Il primo è collocato sul tetto di uno degli stabilimenti di Casola Valsenio e produce 220.000 kW all'anno. Il secondo, realizzato su un'area di circa 25.000 metri quadrati, ha una potenza di 1.100.000 kW all'anno. I due impianti permetteranno a Vetriceramici di risparmiare il 25% dell'energia consumata in un anno. Si apre una nuova era per Kerajet, l'azienda spagnola apre una nuova sede ad Almazora. Si tratta di un unico centro strategico situato nel polo industriale di Castellón. Un risultato che conferma Kerajet leader nel settore della stampa digitale su ceramica con 270 installazioni complessive. Sassuolo Lab, la punta di diamante della qualità. Visita il sito sassuololab.it. Va da sé, amici di Ceramicanda, che una manifestazione che vanta oltre 1000 espositori con più di 90.000 visitatori, ebbene, in un contesto come questo non potevano mancare le stranezze, le curiosità. Vediamo. Il Cersai è anche stranezze, particolarità, esperimenti arditi. In questo caso ci occupiamo di un orso in mosaico. Come le è venuta l'idea? L'idea per mostrare un po' che il limite del mosaico non si conosce. Il limite del mosaico si trova al limite della creatività di qualcuno che ha l'idea. Può essere come l'anno scorso, che era una macchina, oggi è l'orso, l'anno prossimo vedremo che, dipende che. Lo scorso anno un imprenditore molto importante della ceramica italiana ha detto che eravamo entrati nell'era glaciale, la crisi grandissima. Non è che l'orso ci ricorda che siamo in crisi? Penso che no. Questo deve rappresentare anche la forza che dobbiamo avere per uscire della crisi. Un'azienda che è leader mondiale nella fornitura di pietre naturali, perché sceglie di prendere due donne che si strusciano su un muro? La risposta è dietro di noi, si fermano tutti a osservare questa nuova proposta di finitura.
sulla pietra naturale, che è il prodotto che noi lavoriamo, e abbiamo pensato di promuovere questa nuova finitura impiegando questi ragazzi con il body painting, che è una novità tutto sommato. Fatto 10 le persone che si fermano a guardare i meravigliosi corpi di queste modelle, quanti sono quelli che entrano? Ma no, effettivamente i più si fermano all'esterno, addirittura qualcuno finisce anche in questo specchio d'acqua prospiciente lo stand. Siamo certi di rovinare la festa alle mogli e alle fidanzate che si vedevano tornare a casa, venditori e manager della ceramica con una rosa rossa, convinte che il marito e il compagno avessero pensato a loro. In realtà, chi frequenta la fiera lo sa, le rose rosse vengono distribuite in Cerdomus, dove a farvi compagnia ci sono delle bellissime ragazze, le vedete alle mie spalle. Inoltre, ad una certa ora, qua, scatta la discoteca, musica a volume alto, e pare che non tutti abbiano gradito. La voglia di stupire delle aziende non finisce mai, capita anche in alcuni stagni del CERSAI di ritrovarsi con i piedi dentro la terra, forse a significare che il settore è un po' in panne. Lo stesso stand ci fa passare dalla terra ai peperoncini, quindi dalle difficoltà alla piccantezza, alla frizzantezza, qualcosa che ti lascia un po' interdetto. Chissà perché questa scelta. Di stranezza in stranezza, l'archistar Shajim era l'ospite di riferimento qui al CERSAIE nello spazio dedicato agli eventi di architettura. Ebbene, la stranezza sta nel fatto che l'architetto che è arrivato qui a Bologna è uno dei pochi architetti a livello mondiale a non usare il prodotto ceramico. Abbiamo rivolto all'architetto durante la conferenza stampa questa domanda: per quale motivo non la utilizza e che suggerimenti si sentirebbe di dare agli imprenditori perché la piastrella possa entrare anche nei suoi progetti. Sentiamo. È una domanda a cui è molto difficile rispondere come architetto, ma comunque, anche se sembrerebbe assurdo, ci sono solo pochissimi materiali utilizzabili all'esterno e fra questi sicuramente va citata la ceramica, ma anche in legno, materiali interessanti anche al tatto. Io personalmente non uso la ceramica nei miei progetti e pertanto non posso dare consigli su come dovrebbe essere fatto questo prodotto. La mia personale opinione è che la ceramica ha una grande potenzialità per essere utilizzata all'esterno degli edifici. Con un settore come l'edilizia che in Italia stenta a ripartire, anche i produttori di sanitari e di attrezzature per il bagno scontano qualche difficoltà. Come sono andati questi primi 6 mesi? Lo chiediamo al presidente di Assobagno. Questi primi 6 mesi sono andati, per quanto riguarda il mercato nazionale, ancora un po' in sofferenza. Invece meglio decisamente i mercati esteri, in particolare per quanto riguarda l'Europa, la Francia e la Germania, danno segni sicuramente di crescita, e poi fuori Europa l'Estremo Oriente, la Cina e l'Arabia Saudita in modo particolare. Venendo alle tendenze, cambia molto il modo di vivere il bagno, si parla di un bagno sempre più wellness, sempre più dedicato al benessere. Beh sì, certo, allora questo poi è anche, diciamo innanzitutto che la stanza da bagno rimane diventa sempre di più un luogo di interesse per il consumatore finale, cioè il consumatore finale vuole dedicare attenzione e quindi investimenti in questa sala, in questa della propria casa, più che appunto negli altri ambienti. Questo diciamo subito che è la parte positiva, no? E che ci dà evidentemente anche speranza nello sviluppo del nostro futuro. Sì, come diceva lei, sicuramente uno spazio dove ci si incontra con se stessi, no? Quindi ci si dedica tempo, ci si coccola, in momenti anche difficili come questo probabilmente si ricerca questo spazio, e quindi ci si vuole contornare di prodotti che hanno evidentemente una loro funzionalità, ma hanno anche un design significativo, particolare, ricercato. E per quanto riguarda proprio il wellness, l'attenzione diciamo che è sicuramente molto elevata. Quest'anno 2011 si vede molto colore, come mai questo ritorno? Ma
Noi non abbiamo presentato novità in termini di prodotti, abbiamo presentato proprio novità in termini di colore. Abbiamo scelto il giallo non a caso, c'è stata una ricerca abbastanza elaborata, diciamo, fatta dalla nostra art director, che è la nostra Terry Pecora, la nostra design. E è stato scelto il giallo perché sembra, ci è stato anche confermato dagli addetti, che nella moda sia il colore preponderante per i prossimi 5 anni, per cui diciamo che siamo andati abbastanza in tendenza ed abbiamo creato questo colore su un prodotto, cioè sulla ceramica sanitaria, e per la prima volta non si era mai visto un sanitario giallo. Sicuramente non è un momento facile per le costruzioni e per l'edilizia, e quindi di conseguenza anche per chi come voi fa prodotti che poi nelle case devono entrare. Come sta andando? Sì, sicuramente è un periodo molto difficile, però è in questi periodi che bisogna tirare fuori le unghie. Noi come azienda puntiamo assolutamente al Made in Italy, lo abbiamo certificato, abbiamo ottenuto il marchio Ceramico Vitali nel giugno scorso, produciamo 100% in Italia, nell'unico stabilimento che abbiamo, e evidenziamo e perseguiamo questa strada che secondo noi è quella che poi ripagherà. Un bilancio di questa edizione del Cersaio? Una fiera che si è tenuta in un periodo di grande difficoltà a livello internazionale, come abbiamo sentito già nel convegno economico di martedì scorso, come leggiamo tutti i giorni sui media, che è stato un segnale di reazione. Abbiamo avuto una presenza di operatori esteri su livelli superiori degli anni passati, veramente da tutto il mondo. I numeri son confortanti, adesso dobbiamo vedere la chiusura, ma sicuramente è un segnale non solo di tenuta, di voglia di crescita, molta positività nell'interno degli stand. Direi che è il segnale che ci voleva in questo periodo. Nel panorama dei momenti espositivi delle fiere internazionali, certamente questa edizione di Cersaie va collocata nell'ambito delle manifestazioni riuscite. Mi sembra che i visitatori siano arrivati e che dal punto di vista invece degli eventi ci sia qualche sbavatura da sottolineare. Ne abbiamo parlato nella premessa, la presenza dell'economista francese Attali, che ha un po' scosso gli astanti, e anche la presenza dell'archistar Shejima, che è un architetto che certamente di valore indubbio, però non fa uso del materiale ceramico. Qualcuno si sarebbe atteso magari qualche archistar che invece fa del prodotto ceramico il suo cavallo di battaglia. Noi ci rivedremo la prossima settimana, per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione. What?